Lucky. Sì, eccomi qua. Cosa dobbiamo fare oggi? Quello che facciamo tutti i giorni, cercare di conquistare i... No, che cosa? Non dobbiamo fare quello oggi, ovviamente. Ma cosa dobbiamo fare? Non mi ricordo il momento. Ok, Lucky, sei inutile. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi vi insegnerò come far resuscitare la vostra scheda grafica vecchia di 4-5 anni utilizzando pochi semplici attrezzi che alla fine sono un cacciavite, dei pad termici, della pasta termica, della carta e dell'alcol. E nello specifico vi farò vedere come ho resuscitato letteralmente questa scheda video. Questa scheda video è una 1060 da 6 GB, più nello specifico di Gigabyte è una G1 Gaming che mi è stata gentilissimamente regalata da un utente che ormai io non devo più chiamare utente, io praticamente gli pizzicherei le guance, da un amico del canale. Per cui io t'ho già ringraziato abbastanza, ma grazie ancora. Questa scheda grafica sarà utilizzata nella build che vi andrò a mostrare nel prossimo video, perché mio padre, come si dice, tale padre, tale figlio, ha deciso di voler assemblare un PC per fare video editing. Quindi nel prossimo video vedrete come questo gioiellino sarà utilizzato. Ma se non siete interessati a resuscitare una scheda video o non avete una scheda video vecchia da resuscitare, vi consiglio di andare a dare un'occhiata nella descrizione del video, perché c'è un link al canale Telegram in cui vendiamo schede video, o meglio vi facciamo arrivare le notifiche in maniera veloce e sicura, e potete acquistare queste schede video in maniera veloce e sicura perché sono vendute e spedite tutte da Amazon in tutta Europa. Per cui io andrei a dare un'occhiata. Allora, cosa c'è da dire riguardo questa scheda video? Quando mi arrivò, io avevo già ricevuto, diciamo, parole di avvertimento. Guarda, non la uso da anni, è stata lasciata in un garage, quindi probabilmente ci sarà della polvere. Beh sì, c'era della polvere, si vedeva ad occhio nudo che ci fosse della polvere, ma non immaginavo che ci fosse così tanta polvere. Nel video che sta passando state guardando le condizioni della scheda e ci tengo a precisare una cosa: se la vostra scheda video si riduce in questo stato, non significa che voi siete delle persone sporche o vivete in un ambiente sporco. Non è assolutamente questo il caso. Purtroppo ogni componente che utilizza un flusso d'aria per dissipare il proprio calore finisce col tempo in questo stato, perché l'aria che circola fa attaccare la polvere, dove appunto si attacca in questo caso al corpo lamellare e alle ventole, e più polvere si attacca a determinati componenti, più se ne andrà ad attaccare per il principio dell'elettricità statica. In questa scheda video c'era ciò che io chiamo la Nutella, perché una combo di polvere e umidità va a creare proprio questo tappetino di polvere umidiccia che, se la toccate, attenzione, utilizzare sempre i guanti se siete soggetti allergici tipo me, se andate a toccarla appunto sembra muschio o comunque la consistenza della Nutella in inverno. Questi sono termini altamente scientifici. Allora, come avete visto, ho disassemblato la scheda video. È un procedimento ormai abbastanza semplice, perché dopo aver aperto la mia 3080 due o tre volte ormai, tra cui anche qualche volta in live, il link è in descrizione per il canale Viola, è estremamente semplice aprire una scheda video. Basta semplicemente togliere le viti di supporto del backplate, togliere le quattro viti, che di solito sono quattro, che tengono attaccato il dissipatore al DAI della GPU, e quindi nulla, abbiamo praticamente il nostro PCB scoperto, facendo attenzione a togliere tutti i vari connettori delle ventole e dei LED, perché molte volte succede che qualcuno se li dimentica, va a tirare praticamente e dissalda qualcosa. Appena aperta la scheda video, sì, ok, abbiamo visto un bel po' di polvere nel corpo lamellare e abbiamo visto soprattutto che i pad termici e la pasta termica sulla GPU erano decisamente distrutti, non potevano essere utilizzati. In questo caso quindi cosa si fa? Si prende dell'alcol, io utilizzo l'alcol da cucina, ma l'alcol isopropilico è migliore perché lascia meno aloni, evapora prima, non lascia le pozzangherine praticamente. Si utilizza quell'alcol per ripulire tutti i residui di pasta termica e di pad termici, che in quello stato, bastava passare col dito sopra, se ne veniva tutto. Avrete
una pulizia, almeno all'inizio, buona del PCB. Arriva adesso la parte brutta, e cioè i particolari, perché fin quando si tratta di soffiare sulla scheda per togliere una grande quantità di polvere o pulire la pasta termica o pulire un pad termico ormai secco, è abbastanza semplice. Il problema è quando si deve pulire lo shroud, cioè la parte in plastica sopra le ventole, e il corpo lamellare. Il corpo lamellare è letteralmente più facile da pulire, perché basta veramente o un compressore o dell'acqua. Attenzione, asciugate bene il corpo lamellare. Con tutte queste lamelle, appunto, è molto facile dimenticare qualche goccia d'acqua all'interno, quindi assicuratevi di averlo asciugato bene prima di accendere la scheda video o comunque di collegarla al PC. La parte più rompiscatole è stato mettersi con un cotton fioc a pulire la parte di plastica dove sono attaccate proprio le ventole. Ad ogni modo, dopo una buona mezz'oretta di lavoro e dell'olio di gomito, sono riuscito a farla uscire, diciamo, decisamente bene. Questo qui è il lavoro finito dopo circa una settimana, quindi è stata ferma da una parte, può darsi che abbia preso un po' di polvere, ma rispetto all'inizio è praticamente un'altra scheda. Mi sono meravigliato soprattutto di come questa parte sia venuta, perché non c'è davvero un granello di polvere residuo. Questa era soltanto la pulizia della polvere. C'era poi bisogno di ripastare la GPU e di mettere i pad termici su memory RAM e su MOSFET e sulle fasi di alimentazione, ovviamente. Quindi in live ho deciso di aprire la scheda, e qui state comunque vedendo il video, e ho deciso di utilizzare come pasta termica per la GPU questa qui, la Thermal Grizzly, che è la marca che sto utilizzando ormai da circa 6 mesi. Non mi ha mai dato alcun problema, c'ho addirittura la siringozza grande, perché ormai tra cambio di CPU, cambio di pasta termica sulle GPU e altre cose, fa sempre bene avere una dose abbastanza grossa di pasta termica, e sinceramente questa qui è quella che consiglio anche a voi, ma anche un Arctic MX5 va più che bene. Ho utilizzato poi i pad termici della Arctic, gli APT2560, perché hanno delle ottime recensioni, hanno un buon potere dissipante e sono azzurri. A me piacciono azzurri i pad, quelli grigi mi sanno tanto di tristezza. Ad ogni modo, ho tagliato con delle forbici il pad termico della forma che mi serviva e l'ho appoggiato sulle memorie. Lo so che si dovrebbe mettere sulla parte in metallo del dissipatore, ma preferisco, almeno sulle memorie, perché sono appunto 6 blocchetti di memoria distanziati, preferisco metterli direttamente sul chip di memoria, così che siano posizionati in maniera giusta. Ho poi appoggiato il pad termico sulla parte in metallo che va a toccare le fasi d'alimentazione, e ho sbagliato a vedere i MOSFET. Sì, in live mi sono reso conto poi che il dissipatore era messo giusto, ma il pad termico era stato messo su dei diodi, non sui MOSFET, quindi ho dovuto riaprire la scheda, poggiare i pad una striscia comunque di pad termico sui MOSFET, e quindi, il lavoro alla fine era questo qui. Vi chiederete, ma la scheda funziona? Raga, non posso farvi vedere dei benchmark, ma l'ho provata praticamente su 3D Mark, si comporta come una 1060, oltretutto raggiunge massimo 67 gradi di temperatura, ma è una biventola, è normalissimo. Sono decisamente soddisfatto di questa scheda, e nel prossimo video vi ricordo che la vedremo utilizzata in una build, o comunque la vedremo montata in una build. Considerazioni riguardo questo processo? Questa è la maniera più semplice e la maniera più veloce e la meno economica per far rivivere la vostra vecchia scheda video. Al giorno d'oggi, dove una 3080 viene a costare oltre 2000 euro, e anche una 1060 viene a costare oltre 300 euro, dipende poi dalla versione che andrete ad acquistare, conoscere questi piccoli trucchetti per risparmiare un bel po' di soldi può farvi soltanto che comodo. Non è un procedimento difficile, è un procedimento per il quale serve soltanto calma, perché non state svitando un forno, non state svitando, non lo so, i bulloni di una lavatrice, state semplicemente lavorando con delle parti che sono piccole e
se fate attenzione, state sicuramente certi che non andrete a distruggere nulla. Comunque, se volete chiedermi consigli o approfondimenti, la sezione commenti sotto il video è fatta per questo e, in secondo luogo, in live, spesso e volentieri, io faccio questi piccoli esperimenti, giusto per passare un'oretta e mezza, due ore assieme, farci due risate e parlare del più e del meno mentre si lavora con dell'hardware. Quindi, detto ciò ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato il video, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G e nulla, fatemi sapere cosa ne pensate. Avete delle vecchie schede video che volete assolutamente restaurare? Questo è il metodo più veloce e più sicuro che potete utilizzare. Grazie mille e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!